Ciao a tutti ragazzi da Iron Farmer, ben ritrovati in questa nuova presentazione. Oggi andiamo a vedere un altro posizionabile, sempre una conversione dal 2015, sempre una mod del nostro Maru, praticamente tutte le mod migliori le sforna praticamente lui per quanto riguarda i posizionabili. Raramente si trovano dei posizionabili meritevoli che non escano, diciamo, dalla sua mano. E questo mod è particolarmente utile per coloro che amano eseguire una concimazione organica ai propri campi, ma che magari non hanno come dire, tutta questa dedizione nei confronti degli animali, specialmente delle mucche, che producono il nostro letame, con la quale possiamo appunto andare a concimare i nostri campi. Come funziona la Compost Master, che è la macchina che stiamo andando a vedere adesso, praticamente trasforma vari prodotti che dopo andremo a vedere tutti nel dettaglio in concime organico, appunto il compost, quello che noi siamo abituati, o almeno qui dalle mie parti si usa usare la compostiera, quindi buttare tutto il nostro umido, tutto il nostro organico d'avanzo all'interno della compostiera, e dopo un periodo di tempo lo possiamo andare a ripescare ed utilizzare come concime organico per il nostro orto. Qui più o meno il principio è lo stesso, ma lavoriamo in grande. Come funziona allora la Compost Master? Possiamo, andando a fare subito qualcosina in pratica, scaricare i nostri prodotti qui. Lo mettiamo in moto. Regolazione volume in cuffia, che non sento niente. Ok. Possiamo andare a scaricare all'interno di questa vasca patate, barbabietole. Adesso nel nostro caso utilizziamo patate, ma non solo. Allora, facciamo vedere che accettiamo i tuberi. Non so se riuscite a vederlo, ma laggiù il numerino sta salendo sul pannellino digitale. Anzi, facciamo che andarlo a vedere direttamente, così sempre che non mi incastro da tutte le parti. Voilà. Eccolo lì, 8.500 litri di patate. La vasca di raccolta è questa, c'è un suo mucchiettino che cresce mano a mano che si scarica all'interno ed ha una capienza veramente notevole, perché non sono ancora riuscito a riempirla, quindi presumo che possa addirittura contenere un 100.000 litri di materiale organico, se lo vogliamo chiamare in questo modo. Allora, allontaniamo il nostro bel Zetor, così ci riserviamo lo spazio per fare manovre con gli altri carri. Allora, i prodotti accettati sono patate, barbabietole, quindi i tuberi vengono accettati come abbiamo appena visto. Possiamo scaricare all'interno erba, fieno, possiamo scaricare della paglia che ce l'abbiamo qui, possiamo scaricare dell'insilato, anche se l'insilato vi consiglio di venderlo o di utilizzarlo per fare la razione mista, comunque se ne avete in avanzo potete utilizzarlo per fare compost, e accetta anche letame, anche se è un po' un controsenso, perché il letame è già una materia organica con la quale possiamo concimare i nostri campi, ed utilizzare letame che possiamo usare direttamente per i campi per creare compost che ha la stessa funzione del letame è un po' un controsenso, però insomma a discrezione vostra. Sapete che funziona, anche il letame viene accettato dalla Compost Master. Ora ci scarichiamo un po' di fieno, visto che abbiamo un bel carro pieno, così andiamo a riempire la macchina per poi andarla a provare. Non accetta i cereali, quindi ho fatto una prova con orzo, frumento, colza, soia e mais, ma non accetta nessun tipo di cereale. Urca, adesso qua vediamo se riesco a fare una manovra un po' da cristiani. Ok. Al pelo. Presa un po' troppo stretta, avrei dovuto allargarmi di più, adesso ne pago le conseguenze. Eccolo qua, infatti non ce la faccio. Ah, nella realtà quanti danni che avrei fatto. Ok, adesso finalmente ce l'abbiamo fatta.
Perfetto, scarichiamo anche un bel carico di fieno. Poi per poter utilizzare questa Compost Master abbiamo anche la necessità di fare rifornimento di gasolio, in quanto ha un motore alimentato a diesel, quindi mettiamo da parte anche il nostro Optum, eccolo qua. E non vi faccio vedere l'utilizzo di tutti gli altri prodotti perché, diciamo, ha poca utilità, l'importante è che sapete che nel caso ne aveste in quantità eccessiva potete utilizzare anche quelli. Per poter fare il rifornimento di gasolio avete bisogno necessariamente del Cotton Universal, il pack Cotton Universal sempre di Maro. Voi vi avvicinate semplicemente con la vostra cisterna riempita a gasolio, eccolo qua, il nostro secondo indicatore digitale che adesso andiamo a vedere, e con il tasto I andiamo a scaricare. Ecco qua, qui ci indica la quantità di gasolio presente nella Compost Master. Ora lasciamo un attimino a scaricare il gasolio. Un'altra cosa che vi volevo dire è che sulla mappa originale utilizzare questa Compost Master è un po' complicato, in quanto ha delle dimensioni veramente esagerate, e addirittura qui in farm non mi ci stava, ho provato a posizionarla qui, non ci stava, ho provato a posizionarla qua, non ci stava. Ho dovuto posizionarla in mezzo ad un campo che non sono stato lì a seminarlo ad erba per comodità. Anche perché voi adesso qui vedete terra, ma se noi andiamo con la nostra bella player camera sottoterra, eccola qua, vediamo che il muro di cemento, cioè qui dove adesso siamo sul terreno, in realtà dovrebbe essere cemento anche qui, quindi cioè non sono riuscito a posizionarla in maniera corretta per una questione di spazio, quindi vi servirà una mappa dove avete dei grandi piazzali liberi, sgombri, senza alberi, senza edifici, senza niente, che vi consentano appunto di mettere dei posizionabili di queste dimensioni. Ok, una volta che abbiamo riempito la nostra Compost Master con tutto ciò che abbiamo a disposizione, tranne che cereali, e non ho provato con la razione mista perché mi sembra un'assurdità, comunque quella è l'unica cosa che non ho provato, e una volta che abbiamo messo il nostro carburante, il nostro diesel all'interno della Compost Master, la macchina entrerà in funzione automaticamente. È abbastanza veloce a produrre compost perché, come potete vedere, come si è avviata, ha già prodotto 4166 litri di compost. Ora, sperando che per voi il video, l'audio del video non sia troppo alto, io vi abbasso un po' le cuffie perché sento la Compost Master che si fa sentire notevolmente. Ora, mandando un po' avanti il tempo velocemente, eccolo qua, vediamo che produce già una quantità di compost notevole in poche ore, perché ho mandato avanti circa 4 ore e abbiamo prodotto 42.500 litri di compost senza l'ausilio di nessun'altra mod, quindi utilizzando semplicemente il posizionabile Compost Master. Abbiamo già in automatico l'impremento del compost sui veicoli originali, quindi questa è la JCB originale del gioco con la pala, con la benna originale del gioco. Vedete che possiamo caricare il compost in tutta tranquillità. Stessa cosa dicesi anche per gli span di letame, che accettano già direttamente il compost e hanno anche la texture compost sul carro. Adesso facciamo un paio di bennate così vediamo bene. Eccolo qua. Vedete che anche sul carro abbiamo direttamente le texture del compost. Facciamo un'altra palata, dopo andiamo a fare la prova in campo per farvi vedere che accetta, diciamo, il terreno viene fertilizzato anche se si utilizza il compost. Adesso ci siamo, ancora un pelino, ok.
L'unica pecca che ho trovato è che al momento c'è un piccolo bug sull'utilizzo del compost. Adesso andiamo a vedere, una volta che abbiamo scaricato la nostra seconda bennata di compost, appunto. Eccolo qua. Spegniamo la nostra bella JCB. Allora, il baghettino che ho riscontrato è questo, ovvero un utilizzo molto scarso del compost da parte dello spargi letame. Anzi, per farvelo vedere meglio, apriamo gli add, così vedete anche quanto compost abbiamo nel carro. Allora, abbiamo nel carro 12.000 litri di compost. Adesso noi accendiamo e andiamo a fertilizzare. Come vedete, il terreno diventa più scuro, quindi è una normale fertilizzazione del campo, come se stessimo utilizzando letame. Però se diamo un'occhiatina ai litri di compost che vengono scalati sulla quantità totale che abbiamo all'interno del carro, vediamo che scendono veramente molto molto piano. Praticamente con un pieno di compost andiamo a fertilizzare, non dico mezza mappa, ma quasi. Anzi, se forse utilizziamo lo spargiletame più grande, praticamente andiamo a fare 10 campi con un solo pieno di compost, che è un po' irreale. Quindi molto comodo per chi ama giocare in maniera comoda, ma per chi è amante del realismo è una cosina, diciamo, da sistemare. Per il resto la mod funziona molto bene, non mi ha dato nessun conflitto di nessun tipo, e non ha bisogno di tante mod strane tipo la multifruit eccetera, ma inserendo direttamente il posizionabile abbiamo già sia la produzione di compost senza nessun problema, e sia già l'impremento, dove mi sono incastrato, ecco. E abbiamo sì anche l'impremento del compost sui veicoli originari, quindi possiamo già utilizzare al pieno la mod. Ok ragazzi, per questo video è tutto, link in descrizione come al solito, noi ci vediamo in una prossima presentazione. Ciao ciao!